Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. In apertura della seduta del 28 gennaio il Consiglio regionale ha ricordato Fernando Vera, consigliere nelle prime legislature scomparso il 5 dicembre scorso a Torino a 84 anni e ha osservato un minuto di silenzio in ricordo della Shoah in occasione del giorno della memoria. L'Assemblea ha poi svolto un ampio dibattito su bilancio e disegno di legge finanziaria per il 2014 sulle materie ritenute indifferibili e urgenti. Antonello Angeleri, Lega Nord. Il senso di responsabilità prevale sulle questioni che tutti i cittadini conoscono. Si è voluto dare un senso compiuto alla finanziaria, venendo incontro alle esigenze dei più deboli, di chi aveva maggiori difficoltà. Questo è il senso di responsabilità che vuole la politica di oggi. Wilmer Ronzani, Partito Democratico. È soprattutto una finanziaria che segna il fallimento della politica della giunta Cotta. Emblematica la vicenda delle federazioni. Il personale da un primo tempo assegnato alle federazioni oggi torna agli enti di appartenenza. È una finanziaria che continua una norma positiva, quella che riguarda alcune prime norme di contrasto alle sale da gioco. Spero che la giunta non le cancelli. Il difensore civico della Regione Piemonte Antonio Caputo e il presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni Bruno Geraci hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti per mettere in relazione i rispettivi uffici e rafforzare la tutela dei diritti dei cittadini. Lo scrittore e giornalista Manlio Collino ha tenuto una conferenza sul tema "Non tutti gli studenti sono goliardi" alla Biblioteca della Regione nell'ambito delle iniziative per la mostra Studenti del Piemonte, sei secoli di università a Torino. Il ciclo di conferenze prosegue a febbraio con gli appuntamenti dei mercoledì 5, 12 e 19. Consegnati a Palazzo Lascaris i premi San Giovanni 2013 dell'Associazione Piemontese perché ha reso grande il Piemonte nel mondo. Con il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e le tradizionali maschere Gianduia e Giacomette sono intervenuti diversi gruppi folcloristici piemontesi. Giovanni Tesio, scrittore e giornalista. Sottolineo che si deve parlare di tanti Piemonti, non di un unico Piemonte. L'identità del Piemonte è nella sua varietà, è nella sua ricchezza e io credo che nel capire questo la cultura sia un valore decisivo. Appuntamenti. Immagini di uccelli esotici dal raffinato piumaggio tratte dall'opera General Synopsis of Birds dell'ornitologo inglese John Latham sono esposte fino all'8 marzo alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. La mostra, promossa dal Consiglio regionale, espone anche volumi di altri naturalisti e alcuni esemplari di uccelli. La vita di una regione raccontata in bianco e nero. Fino all'11 marzo a Palazzo Lascaris sono esposte un centinaio di fotografie provenienti dall'archivio storico del Consiglio regionale, raccolte nella mostra Memoria in bianco e nero, il Piemonte com'era quando nacque la regione. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.